le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu. La politica vive solo se c'è il senso della storia e era fortissimo all'alba del nuovo millennio la conseguenza della caduta del muro di Berlino, l'appello dei nuovi paesi di essere parte dell'Europa, l'idea che questo continente doveva chiudere una frattura che si era aperta con la guerra e con la cortina di ferro. Qualcuno ha detto che si è fatto troppo in fretta, che questo allargamento non ha tenuto conto delle paure. Ma come si fa a tener conto delle paure quando c'è un momento in cui si deve decidere il sì e il no? Allora, immediatamente, e proprio qui devo dire con sforzo personale, ho spinto il discorso dell'allargamento. L'obiettivo che mi era stato posto era più o meno 6 paesi in 10 anni, in meno di 5, sono stati 10 paesi, non 6, che sono entrati nell'Unione Europea. E non si poteva evitare questo, proprio perché altrimenti si sarebbero riprodotte divisioni e tensioni che avrebbero frenato lo sviluppo e la pace del continente. Ecco allora. Il processo di allargamento, fatto con prudenza, con serietà, con un lavoro impressionante dei miei funzionari e di tutti i commissari, dividendo l'acquis communautaire, cioè il patrimonio delle nostre leggi, in 31 capitoli diversi, analizzando capitolo per capitolo con i singoli paesi, i parlamenti di questi paesi che hanno lavorato giorno e notte per adeguare le leggi a questa grande novità, i governi di questi paesi che hanno lavorato per mettere in atto queste leggi, la commissione che ha sorvegliato perché questo lavoro fosse tale da tranquillizzare l'opinione pubblica dei paesi membri e l'opinione pubblica dei paesi nuovi, cioè questo senso che si entrava veramente nella stessa comunità. Un senso assolutamente nuovo, con, ripeto, anche un fatto emotivo, un elemento emotivo fortissimo. Non sottovalutiamo mai questi aspetti della vita delle istituzioni, perché poi diventeranno anche i punti di riferimento della storia. L'allargamento a 10 nuovi paesi sono 80 milioni, quasi 80 milioni di nuovi europei, ma che venivano da esperienze storiche completamente diverse. Non era come gli allargamenti precedenti in cui la Spagna, il Portogallo, la Grecia avevano in fondo respirato la stessa storia. Qui bisognava chiudere una ferita. L'allargamento allora non è un messaggio solo economico, non è un messaggio limitato, ma è un grande messaggio politico dell'Europa che sa esportare democrazia e la esporta per il lungo periodo, la esporta per sempre, perché questi diventano membri di un'Unione Europea con capacità decisionale e questi paesi per la prima volta, dopo secoli alcuni, come la Polonia, si trovano nella situazione di entrare in una comunità come amici e come partecipanti alle decisioni e non più come paesi schiacciati dalle potenze che stanno a loro attorno. Ecco allora perché l'allargamento doveva essere fatto in fretta, doveva essere fatto con serietà, ma in un tempo storico che impedisse pentimenti, che impedisse ad altri eventualmente di rallentare questo grande processo decisionale. Ecco, e quindi il lavoro ha proceduto e il primo maggio del 2004 c'è stato questo grande cerimonia emotivamente forte dell'ingresso di questi nuovi paesi.
Naturalmente questo non è un processo finito, perché contemporaneamente abbiamo lanciato il problema dell'anello degli amici da costruire attorno ai membri dell'Europa. L'anello di paesi che condivideranno con noi tutto, ma non faranno parte dell'Unione, tutto, ma non le istituzioni, in modo da dare stabilità non solo all'interno dell'Europa, ma anche a coloro che ci stanno attorno. Chiaro che l'allargamento non è finito, perché dovrà comprendere i Balcani, perché prima o poi, quando saranno pacificate, entreranno in Europa, e poi resta indubbiamente aperto il problema della Turchia, ma il continente ha oggi un assetto definitivo. Adesso bisogna approfondirlo, bisogna concretizzarlo, bisogna rafforzarlo, ma l'assetto definitivo è già stato proposto ed è stato da tutti approvato.